cardinale Francesco Doria, per nome dell'ammiraglio della Repubblica di Gian Andrea Doria, prendo possesso del Principato di Melfi come da volontà di Sua Magnificenza, l'imperatore del Sacro Romano Impero e re di Spagna Carlo V. Giuriamo all'Onnipotente Dio e ai Sacri Santi Quattro Evangelisti. Con nostra mano corporale toccando in mano di voi, Reverendissimo Signore Viscovio, e promettevo da oggi avanti essere del ditto Illustrissimo Signor Andrea, e suoi eredi e successori, buoni e leali vassalli. Ed assicuriamo il ditto Illustrissimo Signor Andrea e suoi figli e eredi, tutti quelli debiti, servizi leali e personali che siano tenuti e dovevo fare. Ed ancora conoscere e rispondere di tutte entrate e redditi e altre cose solide e consuete spettanti all'utile dominio di ditta città. Ed il superintendere lo obbedire a tutti i suoi ufficiali maggiori e minori e finalmente fare eseguire tutte le altre cose che i tuoi fedeli e le leali vassalli sono tenuti e devono fare e compiere per loro utile e signore e barone, tanto per ragione comune quanto per costituzione, pragmatiche e capitali del re. Allora, Reverendissimo, adesso le offriamo uno spettacolo in vostro nome. Ma a me tutti danno dei soprannomi e a me mi chiamano Juan Battista perché faccio il boscaiolo e uso la rompola per tagliare i rami che poi vengo ai bottari per fare i cerchi alle botti. Ogni mattina prestissimo vengo qui sul Putre a fare provvista di rami. Io sciolgo sempre quelli di castagno perché sono più flessibili. Un colpo di lonca e zac, il ramo è già nelle mie mani. Oggi fa freddissimo, soffia un gelido rovaio, ma io sono abituato a respirare l'aria nitida e frizzante della foresta. La mia famiglia, invece, mia moglie e i miei due bambini, li ho lasciati al palluccio a casa. Sapete, io abito in una casa modesta, verso la porta Venusina, con un orticello, poche viti, e praticamente sono qui. E sono successe le cose di quando sono nato. Sapete, ero ancora bambino quando i francesi persero la guerra contro gli spagnoli e qui nel regno di Napoli è cambiata la dominazione, ma come diciamo noi, il principe o è di Francia o è di Spagna purché si magna. Per un po' di tempo sono stati tranquilli, ma poi proprio in questi giorni il re di Francia Francesco I ha mandato contro l'imperatore di Spagna Carlo V 50.000 uomini per invaderci. Per fortuna gli spagnoli si sono alleati veneziani, ma io sono molto preoccupato. Il nostro valoroso principe di Melfi Giovanni Caracciolo
è appena tornato dall'Abruzzo, dove è stato sconfitto dai francesi. Chissà come andrà a finire. Che ci fate in questi boschi con questo freddo? Bravo Gio, sono una povera vecchia, non ho nessuno. Sono venuta a raccogliere un po' di legna da portare al fornaio. Povera vecchia, ho soltanto un pezzo di pane che mia moglie mi ha messo in tasca questa mattina, ma ve lo darò volentieri. Prendete. Grazie, povero giovane, sei molto generoso. Oggi è molto buono questo pane, è il pane più squisito che io abbia mai mangiato. Grazie. Ora, con questi rami di castagno ti preparerò un bel fuocherello, così potete riscaldare. Oh, sto bel colluccio. Sento che il mio vecchio corpo si sta rinfrancando. Sarei sicuramente morta assiderata. Ora con queste frasche preparo un bel giaciglio dove potrete riposarvi un po'. Stendetevi, il mio mantello vi farà da coperta. Addirittura ti priveresti del tuo mantello per me? Che il Signore ti benedica. Voglio darti un bacio. Ma che dico? Ma che fai? Ma io non sono mica un signore, sono un povero, come voi. Voglio che tu faccia i miei nemici, voglio dare un bacio in fronte. E ora voglio fare qualcosa per te. Dammi la mia parola, dammi la parola. D'ora in avanti questa ronca farà prodigi. Non ci credi? Vedi quel grosso albero laggiù? Prova ad abbatterlo. Dai, dai, prova, prova. Ma tu chi sei? Sono... No. Sono. Sei tu. Ma non ho sentito niente? No. Ah, non ho sentito niente, no. Allora adesso ci ritrovo. Sono abracadabra, abracadabro, tadam! Ancora niente? No. Un ultimo tentativo. Sono tutti insieme abracadabra, abracadabro, si sabato. Va bene, ci rinuncio, questa è magia, per i miracoli non ci siamo ancora attrezzati. No. Facciamoci aiutare da qualcuno del pubblico. Vediamo. Lei con gli occhiali, non so, no, non va molto bene, le ciglia celeste, no? Non era proprio quello che stavo pensando qui. Sento che il fluido mi parte, la manina, la. Musica maestro! È partita!
ancora fatta primavera, ecco. E voglio premiarti. Ho trasformato la tua roccola in un falcetto prodigioso, leggero come il vento, lesto come la folgore, non fallirà mai un colpo. La tua roccola ti difenderà contro tutti i tuoi nemici. Sì, perché verrà un giorno in cui dovrai difendere la tua casa, dovrai vendicare i tuoi morti, dovrai affrontare le scordataglie nemiche a decine, a centinaia. Io ho sempre pensato che sarei inventato qui, a me, con i miei figli, forse i miei nipoti, tra questi vicoli, queste mura che tanto amo. No, Ron, il tuo destino è diverso. Verrà un giorno in cui tu e i tuoi concittadini dovrete scegliere. Dovrete scegliere se salvare la vostra vita, arrendervi, oppure difendere i vecchi e salvare il vostro onore, la vostra dignità e la vostra mente. Non posso salvarti la vita, ma posso aiutarti ad entrare nella leggenda. Per questo ho trasformato la tua roccola. Io combatterò, non mi arrenderò. E se sarà necessario morirò per difendere la mia città. La mia roccola taglierà, fenderà, spezzerà, sparo, alabarde, mazze ferrate. Solo colpendoti alle spalle potranno farti cadere, un uomo solo contro mille uomini. E sarà ricordato anche nei tempi a venire, Ronca Battista. È la Pasqua, il 23 marzo 1528, e sarà una Pasqua di sangue. La tua Melfi sarà assediata a lungo da 15.000 soldati di Pietro Navarro, che la assalteranno ripetutamente e chiederanno aiuti ai luoghi di Lutrecht, accampati agli Oresti, che arriveranno con le artiglierie e con le terribili bande nere di Orazio Baglione. E a difesa di Melfi sono rimasti solo 1.000 uomini. Divido, i francesi hanno battuto la porta venusina con una lieve e dietro la porta soldati spagnoli, veneziani, uomini e donne che cercano di fermare l'invasore. Correte, riparatevi tutto al castello da questa parte, siete in pochi, non potete difendervi. Io aspetto i francesi qui nel punto più stretto. E Corrido, sanguinante, ma resiste ancora, finché colpito alle spalle, sopraffatto dal numero, l'eroe cade e incomincia il saccheggio. Uomini, donne, vecchie e bambini vengono ferocemente trucidati. Una nuova era di pace finché il cardinale Doria entrerà nelle sue mura ed oggi riporta di nuovo una nuova era di splendore e di pace. Ronca Battista!
fotografi, operatori, cameraman. Sto dimenticando sicuramente qualcuno ne ricordo, non dimentico. E vabbè, anche invece, insomma, la cattedrale che ci ha fatto un favore sagrato.